Prima di iniziare il video vi rubo un secondo. Se state cercando un fantacalcio in inglese che possa garantirvi premi incredibili, come vedete in sovraimpressione, vi invito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione. Scegliete Serie A Fantasy. Fatemi sapere se siete interessati a qualcosa del genere e appunto divertitevi, create la Lega, comprate i calciatori, è tempo di fantacalcio. Serie A Fantasy e premi incredibili. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì, domani si giocherà la finale di Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Eintracht di Francoforte. Cosa significa questa cosa? Che Filip Kostić domani sera potrebbe scendere in campo e quindi oggi dovrebbe partire per raggiungere il luogo della finale. Partirà sì o no? Vedremo, perché a quanto pare la distanza tra Juventus e Francoforte è davvero ridotta al minimo, stiamo parlando di circa 2 milioni di euro e quindi ci sono grosse probabilità e grosse possibilità che Kostić poi non parta e che l'aereo poi possa portarlo invece a Torino. Quindi vediamo cosa succede, ormai siamo agli sgoccioli, forse addirittura quando caricherò questo video sarà troppo tardi perché ci saranno altre notizie. Vi chiedo scusa, sto registrando che sono le 8:30 di mattina praticamente e quindi lasciamo da parte questo concetto. Rabiot, monitoriamo la pista che porta al Manchester United, perché a quanto pare anche qua qualche piccolo passo avanti c'è stato, non ancora definitivo, e monitoriamo anche il nome di Depay che avevamo già trattato nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, e ovviamente arriverà anche un'analisi tecnico-tattica di quello che è il calciatore, esattamente come abbiamo fatto per altri profili già nominati, l'ultimo appunto Filip Kostić. Quindi lato mercato la Juve si sta muovendo su questi nomi e vedremo che cosa succederà anche a Berardi, che è il nostro prossimo avversario lunedì nella sfida al Sassuolo, e che ieri sera il Sassuolo ha perso col Modena, dove Berardi ha avuto qualche problemino con i tifosi. Vediamo se succederà qualcosa, però Berardi era stato anche un nome accostato alla Juve, sapete che ho detto tante volte che non era il nome che sognavo da piccolo, e dato che ha preso il 10 rimarrà al Sassuolo e vedremo se lo affronteremo o no, perché potrebbe esserci anche una squalifica nell'aria. Più che altro io ieri sera ho fatto un tweet che poi ho trasposto sotto post di Instagram e post della community qua su YouTube e ve lo voglio leggere, ve lo metto anche qua in sovraimpressione, perché dicevo: concetto che cerco sempre di passare, non c'è un'opinione giusta o una sbagliata nel calcio. Sappiamo l'1% di quanto avviene nelle squadre, ogni posizione è lecita e condivisibile. Però mi fa arrabbiare vedere gente che si fissa con le proprie idee e sfotte chi non la pensa così. Viva la libertà di pensiero e di opinioni, viva le visioni differenti e il dialogo costruttivo. Ergersi a portatori di verità assoluta è sbagliatissimo. E spesso e volentieri chi fa questo si comporta pure da maleducato e cafone. Stiamo parlando di pallone dopo tutto. Perché ho voluto fare questo post? Perché non mi sta piacendo il tono di alcuni utenti che da qualche settimana commentano i video. E ribadisco, preciso, perché ho detto una parola chiave, cioè il tono, non il messaggio, il tono. E vedo anche che su Twitter questa tendenza sta andando sempre più nel pesante. E ribadisco, tono, non messaggio. E mi ha fatto strano pensare che dopo un post del genere, senza un soggetto, senza un argomento, questa cosa vale nel calcio e a tratti pure nella vita, perché un conto è il calcio, un conto sono tematiche più importanti e complesse, ma la base del ragionamento, il fondo, rimane vero, sempre vero. Bisogna accettare le opinioni differenti dalla propria. Bisogna rispettarle, non condividerle, ma rispettarle. E dato che non c'era una tematica definita, io mi aspettavo che potesse passare il messaggio corretto. Invece no, perché pubblicando questa cosa qui su YouTube mi sono ritrovato una decina di commenti in pochissimi istanti, e di questi commenti 9 parlavano di Massimiliano Allegri. E ho detto wow, aspetta un attimo, perché? E ho visto che questa cosa, questo trend è stato alimentato sempre di più, perché molte persone erano convinte che queste parole fossero nei loro confronti perché non sostengono, non amano, non adorano Massimiliano Allegri. Ma non c'entrava assolutamente niente Allegri. E allora ho detto, forse è il caso di fare un video in cui riassumo tante informazioni dell'anno scorso, perché probabilmente queste persone stanno parlando, mettendomi in testa un'idea che non è la mia idea, che non è quello che vi ho sempre raccontato nell'ultimo anno. E quindi
L'argomento Allegri è molto caldo, ma io oggi vi dico delle cose tiepide, forse fredde, scaldate a microonde, perché sono tutti pensieri e ragionamenti che io ho espresso nell'ultimo anno. Tanti mi continuano a dire che sono allegrista, e tra l'altro io le etichette, sapete, continuerò a combatterle fino alla fine, perché secondo me non ha senso dire una cosa del genere. Cioè, per me, chi mette Allegri di fronte a tutto e mi dice no, non ha colpe, no, assolutamente no, Allegri qua non si tocca perché ha vinto in passato e quindi non si tocca, rientra esattamente nella descrizione che ho fatto. Non c'è una verità assoluta. Non possiamo basarci soltanto sul passato. Il calcio non può essere fatto di riconoscenza. La riconoscenza deve essere alla base di tutto, perché ci deve essere rispetto per via della riconoscenza. Ma questo non basta poi a mantenere sulla panchina di una squadra un allenatore, o nella rosa della squadra un giocatore, o nell'organigramma della Juventus un dirigente. Mi sembra un ragionamento logico. E io l'anno scorso vi avevo detto, prima dell'arrivo di Allegri, che per quanto mi riguarda Allegri non era l'allenatore giusto da mettere sulla panchina della Juventus in quel momento, e vi avevo detto che per me l'unico allenatore che aveva senso prendere per il dopo Pirlo aveva un nome e un cognome: Antonio Conte. Perché in un momento in cui stai cercando di ricostruire un'identità di squadra, stai cercando di ricostruire un gruppo, Allegri non è la persona giusta, Conte sì, e Allegri ha molto più senso nel post-Conte, come abbiamo poi visto noi e come ha cercato anche magari di fare l'Inter quando, nell'anno in cui perdono la finale di UEFA Europa League, vanno a contattare effettivamente Allegri. Perché un conto è avere il gruppo già consolidato, costruito con un metodo di allenamento nel quale Conte è bravissimo, e un conto invece è cercare di dare in mano ad Allegri una squadra da ricostruire. Io ero convinto che non fosse in grado di farlo, e l'anno scorso penso di aver avuto ragione. Perché si tratta sempre, anche qua ragazzi, un ragazzo mi ha scritto la cosa migliore del mondo: tutto questo non accadrebbe se davanti alle frasi ci fosse sempre un secondo me. Ecco, io ragiono sempre in funzione del fatto che tutto quello che vi dico parte da un secondo me. Per questo vi dico che sono opinioni giuste o sbagliate, non esiste. Sono tutte giuste le opinioni, sono tutte giuste. Perché noi non abbiamo la facoltà di vedere nel futuro. E quindi quando io l'anno scorso vi ho detto, secondo me Allegri non è la persona giusta è Conte, ma poi è arrivato Allegri, se poi Allegri mi vince il campionato vuol dire che la mia idea, la mia opinione dell'epoca era sbagliata. Ora col senno di poi possiamo dire che era giusta, ma questo non fa di me un eroe, un fenomeno, un genio. Quando le persone mi scrivono per offendermi non capisci niente di calcio, per me dica la più grande verità del mondo. In una scala da 0 a 100 la mia conoscenza del calcio probabilmente è intorno al 5, siamo veramente bassissimi, e probabilmente morirò, non so tra quanti anni, ma nel giorno in cui morirò, dovesse essere tra tanti anni, la mia conoscenza del calcio magari sarà arrivata a 10-15, non lo so, non credo di poter arrivare tanto più in là, perché io non lavoro dentro una società, non ho mai lavorato dentro a un club di Serie A, non so come si muovono effettivamente, non ne ho la più pallida idea, non ne ho idea, cioè mi metto in prima fila e vi dico non lo so, sono ignavo. E mi dispiace che tante persone mi abbiano scritto: io ti rispetterò soltanto il giorno in cui dirai che Allegri se ne deve andare. Perché allora non significa accettare e rispettare le opinioni, significa cercare di imporre un pensiero unico. È come se io fossi qua a dirvi: chi pensa che Allegri se ne deve andare non capisce niente. No, per me chi pensa che Allegri se ne deve andare ha ragione a pensarlo, anche perché è in gran parte il ragionamento che vi ho fatto, e me lo ricordo come se fosse ora, sulle scale di un hotel a Roma il giorno dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'Inter, dove vi dico chiaro e tondo, e mi dispiace che le persone dicono tu non prendi posizione, stai nel limbo, perché questa è una posizione, quella che ho preso è stata una posizione forte che poi non sia condivisa, questo è un altro paio di maniche, e ci sta che non sia condivisa, ma deve essere rispettata. Ma la mia posizione è molto più simile a quelli che vorrebbero cambiare allenatore piuttosto che a quelli che vorrebbero trattenerlo. Perché io vi ho detto chiaro e tondo, in una situazione normale in cui la Juventus non ha fatto 3 esoneri nei 3 anni precedenti e in cui non va a riprendere lo stesso allenatore che aveva esonerato 3 anni prima facendogli fare un quadriennale a cifre molto alte, dopo un'annata in cui vinci 0 trofei e arrivi in Champions League soltanto per una rimonta incredibile, perché l'Atalanta tra le altre cose è morta, non c'è futuro nella Juventus per un allenatore del genere.
Questa mi sembra una posizione abbastanza forte, di dirvi che qualsiasi altra persona diversa da Massimiliano Allegri sarebbe stata esonerata dalla Juventus. E vi dissi anche, se la Juventus deciderà poi di esonerare Allegri, lo capirò, perché la logica impone questa cosa. Io, in questo momento, però, non avrei esonerato Allegri in quel momento lì, e nemmeno oggi che mancano 6 giorni all'inizio del campionato, per un motivo. Se negli ultimi 3 anni, cambiando, mi hanno sempre peggiorato, allora per una stagione andrei a dare continuità a un progetto che si è scelto, perché questo è stato un progetto scelto. Anche qua qualcuno continua a dirmi di essere aziendalista, vedete quanti danni fanno le etichette, perché non critico mai la società Juventus. Ragazzi, negli ultimi 2 anni ho fatto 2 video con i camion che passano che si chiamano tutti gli errori della dirigenza della Juventus. Forse non li avete visti, come forse non vi siete accorti che nel pagellone dell'anno scorso il voto più basso di tutti l'ho dato ad Allegri, e non mi sembra un modo di proteggerlo mettendolo in prima fila sul banco degli imputati. Io non ho problemi ad ammettere che fino al Covid, pre-Covid, non avevo niente da criticare ad Andrea Agnelli. Non ho problemi ad ammetterlo. Anzi, quando mi è capitato di vederlo a gennaio 2020, quindi veramente il mese prima dell'inizio del Covid, quando Sarri era sulla nostra panchina, la prima cosa che io ho detto è stata grazie. Perché mi sentivo di dirgli grazie. Negli anni successivi, complice un andamento non proprio eccellente della Juve, ecco, ora farei fatica semplicemente a dirgli grazie. Il rispetto c'è sempre, la riconoscenza c'è sempre, è il discorso che facevo prima. Però in questo momento sono dell'idea che Andrea Agnelli sia uno dei principali colpevoli di questa disfatta della Juve, da ragioni in campo, quindi le scelte relative alle campagne acquisti e gli allenatori, dato che lui si è messo in prima fila nel giudicare l'operato degli allenatori e a scegliere gli allenatori, perché Pirlo e Allegri sono idee sue, e soprattutto anche per il discorso legato all'extracampo, che non è tanto extracampo ma quasi, cioè quello della curva che abbiamo già trattato in un altro video. Perché parliamoci chiaro, se Andrea Agnelli avesse continuato a fare le scelte, a seguire la linea che era stata tracciata dal suo arrivo, la Juventus oggi non avrebbe un grafico negativo verso il basso. Staremmo continuando a giocarci i nostri campionati, a vincere i nostri trofei ed eventualmente a sognare di poter tornare a vincere la Champions. Ma quando io vi dico che oggi non ha senso immaginarsi la Juve come un top club, uno dei big club europei, ma ragazzi, ma a me dispiace, ma è così. Ma proprio perché ci sono stati degli errori, e in quei 2 video chiamati tutti gli errori della dirigenza della Juventus, spiego il perché, ma c'è anche poco da spiegare, ce lo sta dimostrando il campo, ce lo stanno dimostrando i fatti. Quindi a me sembrano tutte critiche queste, cioè quando mi dicono che non critico mai e che non prendo posizioni, ma io vorrei capire sulla base di che cosa. Cioè, queste sono critiche, queste sono posizioni prese. Poi il fatto che le persone non abbiano visto o ascoltato i video e che parlino perché qualcuno magari gli ha detto di dire che io dico così, ma sono bugie. Cioè, stiamo parlando di calunnie. E quindi se prima vi dicevo che le opinioni sono tutte ben accette e condivise, io adoro quando mi dicono hai torto. Adoro molto di più un hai torto che un hai ragione, perché l'hai torto mi fa vedere cose che magari io non ho preso in considerazione. Ma quando si passa a non un'opinione, ma la calunnia, alla diffamazione anche se vogliamo, perché mettere in dubbio la mia buona fede dicendo che sono pagato dalla Juve per dire certe cose, ragazzi, io non so perché mi dite perché te la prendi. Beh, no, sai, mi stai dando del venduto, stai dicendo che io non ho una mia opinione, stai dicendo che sono un burattino, stai dicendo che veramente ho il culo per aria, ma mi sembra veramente una cosa irrispettosa e mi sorprende anche dover spiegare perché poi la gente gli girano i coglioni quando ci sono delle bugie sul proprio conto, testimoniate da cosa? Perché io nei video dico tutto il contrario di tutto. Ma anche quando l'altro giorno uno mi ha detto che ero contro Sarri. Ma quando? Cioè, come una bugia il fatto che non prenda posizioni, è una bugia il fatto che ero contro Sarri. Perché io a Sarri avrei dato un altro anno. Ma tutto quello che vi sto dicendo non sono cose che mi sono svegliato stamattina e ho detto, dato che la storia è andata in questo senso, allora inizio a dirle. No, sono tutte cose che se andate a googlare, se andate a cercare sul mio canale, vi tornano fuori i video dell'epoca e potete constatarlo da voi che avrei tenuto Sarri. Non mi piaceva, certo, umanamente non mi piaceva Sarri, non l'ho mai nascosto. Ma arrivo alla fine dell'anno,
festeggio lo scudetto di Sarri. Tuttora sono riconoscente a Sarri perché mi ha fatto vincere l'ultimo scudetto della nostra storia. Ci ha fatto vincere, perché mi ha fatto vincere sembrava abbastanza personale, no, ci ha fatto vincere l'ultimo scudetto della nostra storia, e tuttora sostengo che fosse necessario dare un altro anno a Sarri, perché nel momento in cui prendi Sarri non puoi dargli un anno. Se prendi un allenatore come Sarri, sai che devi costruire secondo i suoi dettami, perché è esattamente come Allegri, non è un allenatore come Antonio Conte, dove non dico che gli dai in mano quello che c'è, perché magari una volta, cioè con noi è andata bene così, ma subito dopo abbiamo iniziato anche a Conte a dare dei giocatori che, e anche adesso nelle ultime avventure abbiamo visto, arriva l'Inter, chiede Lukaku, arriva al Tottenham, chiede Kulusevski e Bentancur, quest'anno hanno iniziato anche a fare un buon mercato, quindi è ovvio che anche Conte, che si è evoluto come allenatore, è diventato molto importante, molto influente nell'interno del mondo del calcio, è anche l'ultimo allenatore che ha fatto vincere lo scudetto all'Inter, se vogliamo, cioè Conte parla per sé. Conte parla per sé, nei medi brevi progetti, in 2-3 anni, questo è fenomenale. Io credo che sia il miglior allenatore per distacco al mondo, per i progetti brevi, per i progetti di ricostruzione. Non è Ferguson, non è un allenatore che puoi tenere sulla tua panchina per sempre, ma quando sei nella merda e non sai dove venirne fuori, Antonio Conte è il nome giusto. E dato che siamo sempre lì, che non prendo posizioni, Pirlo, io sono tranquillissimo nel dirvi che l'anno scorso, dopo il pareggio di Firenze 1-1, ho fatto il video dicendo non andrei avanti con Pirlo, cambierei allenatore, perché non credo che ci siano i presupposti per continuare a fare bene con Andrea Pirlo in panchina. E dissi anche, poi se la Juventus deciderà di confermarlo, lo capirò e lo sosterrò, perché sarà l'allenatore della Juventus. Che, se vogliamo, è lo stesso ragionamento che faccio quest'anno, ma al contrario. Cioè, io non cambierei per un discorso di dare continuità un altro anno, ma se cambiano allenatore, se vogliono cambiare Allegri, e questo lo dicevo a maggio o a giugno, non ovviamente una settimana dall'inizio del campionato, ma nel calcio, vi dico, tutto può succedere, e chi se ne frega, cioè che ci sia Pirlo, Allegri, Sarri sulla panchina della Juve, l'importante è che ci sia la Juve, questo è. Poi è ovvio che le decisioni hanno un peso, fortunatamente non le devo prendere io, devo soltanto commentarle e darvi la mia opinione. E mi dispiace, ribadisco, sarà la quinta volta che lo dico, ma è la cosa che mi dà più fastidio, pensare che le persone, sentire che le persone dicono che non ho posizioni, perché ce le ho, sono chiare e definite. Se poi non sono estreme come le vostre o come quelle che vorreste sentirvi dire, ragazzi, io qui alzo le mani, cioè vi dirò una cosa che questa rimarrà, non dirò mai una cosa per compiacervi. Non dirò mai che Allegri è bravissimo o che Allegri è uno stronzo perché ve lo volete sentire dire. Non ve lo dirò mai, perché sarebbe disonesto. Io oggi ritengo Allegri un allenatore che deve sudare, che deve pedalare, perché ha l'ultima grande possibilità. E non solo lui, penso che ce l'abbia pure Andrea Agnelli, perché credo che questa scelta di Allegri sia stato l'all-in di Andrea Agnelli. All-in. Perché? Perché l'ha scelto lui, perché gli ha fatto un contratto lungo, gli ha fatto un contratto oneroso, il primo anno è andato male. Per questo che io sono sorpreso di vedere una Juventus che lato mercato in questo momento non sta spingendo. E anche qua, dato che non prendo mai posizioni, non parlo mai male della dirigenza della Juve, l'anno scorso il mercato della Juve l'ho valutato con 4,5 il mercato estivo. Ma queste non sono posizioni? A me sembra di sì, a me pare di sì. E poi se per forza di cose devo dire quello che volete, allora no. Allora non ci sto, perché non è più la mia opinione. Non è più la mia opinione. Ripetere a pappagallo uno slogan perché so che farebbe piacere alle persone. Ma questo a me non interessa. A me interessa sempre sedermi qui e dirvi quello che penso, quello che vedo, in base a quello che vedo, ed evolvere il mio giudizio. Evolverlo. Perché come non ero contento del primo arrivo di Allegri, quando poi ci ha fatto vincere quello che ci ha fatto vincere, io ho cambiato la mia idea, come potevo rimanere della mia idea? E come oggi sono dell'idea che si farà fatica, perché io oggi sono dell'idea che si farà fatica, per tanti motivi, e in primis perché Allegri quest'anno dovrà tirare fuori le palle e dovrà avere più coraggio, perché l'anno scorso, ragazzi, qua sembra quasi che ci siamo dimenticati, non abbiamo mai vinto una partita con più di 2 gol di scarto, mai, mai. Com'è possibile questa cosa? Cioè, e anche il fatto che Allegri continui a voler
utilizzare questo 4-4-2 storto in gran parte delle partite. E anche questa è una cosa che mi ha fatto dannare l'anima l'anno scorso, ma ve lo ricorderete. Io lo so che per chi ha sempre seguito i miei video dello scorso anno, questo video è completamente inutile, perché è un maxi riassunto, un mega riassunto di tutto quello che ho detto di male, passatemi il termine, di tutte le critiche che sono state fatte nei confronti dei tesserati Juve, e fino adesso non ho mai parlato di giocatori, ho parlato di dirigenza e di allenatore. Adesso parlare anche dei giocatori qua si potrebbe aprire una sfilza infinita, ma concentriamoci su quelle che sono le due tematiche principali di questo video. E per tutti gli altri io spero di aver chiarito delle posizioni, cioè, e ribadisco, se domani esonerano Massimiliano Allegri e al suo posto mettono un altro allenatore a 5 giorni alla fine del mercato, sicuramente penso che siano ubriachi e mi chiedo in mano a chi sono, perché mi tieni l'allenatore dopo il finale di stagione tribolato l'anno scorso, mi fa fare la campagna acquisti, mi fa la preparazione, poi 5 giorni me lo cambi, ti dico scusa ma mi stai prendendo in giro, quello lo penso per forza di cose, ma allo stesso tempo non è che mi metto a piangere perché non c'è più Allegri alla Juventus. Guardate che quando c'è stato il primo addio di Allegri alla Juventus io ero d'accordissimo, ero assolutamente d'accordo nel salutare Allegri, come ribadisco quando c'è stato da riprenderlo io ne avrei preso un altro. E dopo Conte, prima di Allegri, avrei comunque messo Zidane e ovviamente Guardiola, Klopp, Tuchel, perché sono tutti allenatori, anche se Tuchel in quel momento ancora non mi ricordo, aveva vinto la Champions, no, vabbè, quello non importa, però come status sono tutti allenatori più importanti di Allegri. Poi se devo dirvi che Allegri invece è l'allenatore peggiore della Serie A, che è la rovina della Juventus, che non ci sarà mai niente di peggio di Allegri, allora io questo ragazzo non posso dirvelo, perché non lo penso. Mi dispiace, se per questo sono venduto, se per questo sono aziendalista, se per questo sono lecchino, pensate quello che volete, ma nel momento esatto in cui io vi sto dicendo queste cose e voi non le prendete per buone e fate in modo che questo possa diventare anche un'offesa nei miei confronti, come voi siete liberissimi di continuare a seguire questa linea che secondo me è dannosa per tutti, perché non sto dicendo questo, io sarò libero poi di bloccare i commenti, come ho già fatto di due persone nel post di ieri, perché secondo me quando poi si passa una linea relativa a proprio alla persona non va mai bene, perché stiamo parlando di pallone e da un discorso che non c'entrava niente, ma letteralmente niente, con l'allenatore, con la dirigenza di Juventus, si è riusciti a fare un video, siamo riusciti a creare un contenuto. Direi di avervi detto tutto quello che avevo da dirvi, e quindi io ragazzi, ma ve lo dico tranquillamente, io quest'anno sarò il primo ad essere ipercritico, perché proprio per quello che vi ho detto prima, Agnelli e Allegri sono legati da un filo rosso, se faranno bene quest'anno e se torneremo sui nostri standard si salveranno, ma non sono qui a sperare che questo non accada, io sono qui a sperare che la Juve vinca il campionato. Io sono qui a sperare che la Juve vinca la Coppa Italia. Io sono qui a sperare che la Juve vinca la Champions League. Anche se mi fa ridere anche solo dover dire. Io sono qui a sperare che la Juve faccia il triplette. Certo, ci spero. Lo credo? No, assolutamente no. Anzi, in questo momento sono molto pessimista. Ma ve l'ho già spiegato tante volte. Lato mercato, come non siamo pronti. Siamo indietro per essere al 9 di agosto. Siamo decisamente indietro. Lato campo, queste prime amichevole non è che mi abbiamo fatto vedere proprio il bello del fantastico, no, anzi a tratti delle cose molto brutte, e senza aver visto quella del 4-0 col Villarreal, sì col Villarreal ce l'ho qua, con l'Atletico Madrid, ma quest'anno ragazzi non si è salvato niente, per quest'anno intendo l'ultima stagione fatta, e quindi non mi sarei stupito di un esonero di Allegri, ma allo stesso tempo mi sarei stupito perché sarebbe stato il quarto di fila. E già esonerare Allegri l'anno scorso dopo un contratto di 4 anni sarebbe stato come ammettere che non c'era più spazio per Andrea Agnelli dentro la Juventus. Ma io da tempo continuo a portarmi dietro questa cosa, questa consapevolezza, e ve la dico ancora in chiusura di video, io sono convinto che se quest'anno non dovesse la Juventus tornare sui suoi standard, Agnelli e Allegri sarebbero i primi a fare un passo indietro loro due. Per un motivo, credo che questa cosa sia stata concordata, anche qua siamo nel campo delle azioni, non sono notizie, sono ragionamenti miei, però Andrea Agnelli più di una volta ci ha detto che con questo andazzo non si va avanti, e con questo andazzo intendo con i campionati, la Champions League strutturata in questo modo, ed è per quello che sarà buttato sulla Superlega.
Quest'anno ci saranno anche dei ricorsi sulla Superlega, si cercherà di capire se si andrà avanti o meno con questo progetto. Quest'anno c'è anche il centenario della famiglia Agnelli, alla guida della Juventus, quindi quest'anno si incastrano un po' di cose. E se quest'anno non andrà bene, credo che non abbia più senso, ma per Andrea Agnelli, non per Luca Toselli, per Andrea Agnelli, che non abbia più senso andare avanti con la Juve. Perché il centenario l'abbiamo fatto, e magari nell'anno del centenario non siamo nemmeno andati bene, e la Superlega, che era il mio progetto, è naufragato, è fallito, e quindi non sono più in grado di dare alla Juventus quello che volevo dare alla Juventus, portarla dove volevo tramite un mio progetto. E quindi si farà un passo indietro. E nel momento in cui cambia una dirigenza o una presidenza, è logico pensare che dall'altra parte faccia un passo indietro pure l'allenatore, perché arriverà un nuovo presidente che vorrà prendere in mano la squadra, vorrà cercare di creare la sua immagine e somiglianza. E qua torno a fare un vecchio contenuto che oggi, lo so, può sembrare stupido perché non è accaduto nel breve, non è accaduto a maggio, giugno, a Pasqua, forse l'ho fatto a Pasqua quel contenuto, ma quando vi dicevo attenzione che il ritorno di Alessandro Del Piero allo stadio e il ritorno di Alessandro Del Piero sui social della Juve qualcosa vorrà dire, e anche l'altro giorno quando Del Piero e Nedved sul canale YouTube della Juventus hanno fatto quella chiacchierata e Nedved gli ha chiesto ma tu tornerai a casa, e lui e Del Piero ha risposto guarda lo prendiamo in considerazione, siamo sempre pronti a tornare, abbiamo già la valigia pronta, in tanti ci hanno visto una lettura tra le righe di qualcos'altro. E non vi dico che Del Piero sarà presidente o non vi dico che Nedved sarà presidente, ma credo, io credo che si stia davvero ragionando sul futuro in caso di successo di quest'annata o in caso di fallimento di quest'annata. È per questo che quest'anno dovremo essere particolarmente critici, perché quest'anno che ci stiamo preparando ad affrontare in una condizione normale non sarebbe mai dovuto esistere, perché in una condizione normale una Juventus, una squadra con un monte ingaggi così alto, con un allenatore pagato così tanto, dopo tre esoneri di fila perché si voleva qualcosa in più, dopo gli acquisti di Ronaldo, di De Ligt, di Chiesa, tanti soldi sborsati, lato mercato, si fa zero titoli, si va in Champions due anni di fila per miracolo, non dovrebbe esistere questa annata, perché come ha pagato Allegri subito per la Champions, Sarri subito per la Champions, Pirlo per come si era concluso il campionato, e Allegri non ha pagato ma avrebbe dovuto seguirla logicamente la stessa orma, questa annata non sarebbe dovuta esistere. E quindi questa annata si parte con il favore del pronostico, per tanti non capisco perché, per tanti non capisco perché, ma con l'idea che, dato che questa annata non sarebbe mai dovuta esistere, tutte le critiche, non dico nemmeno risparmiate perché come avete visto ne sono state fatte tante, ma quelle, tutto quello che può rimanere fuori scoperto di accettabile, ora bisogna correre e bisogna avere coraggio, quello che è mancato l'anno scorso. Noi l'anno scorso abbiamo giocato sempre col freno a mano tirato e con l'idea di essere lì con un gol in più e basta. Che anche sta storia del Cortomuso è stata sdoganata completamente, ma l'anno scorso è stato effettivamente così. Ma non significa che negli anni precedenti Allegri sia sempre stato così. A tratti sì, in alcune partite tra l'altro anche importanti sì, però la Juve non può permettersi queste cose, ve lo dico tranquillamente, perché l'anno scorso, post mercato invernale, io ero dell'idea che la Juventus avesse, non dico la rosa migliore d'Italia, ma forse a pari merito con l'Inter, e comunque nella Juve e nell'Inter hanno vinto, ha vinto il Milan, ha vinto meritatamente, e perché? Perché ha avuto coraggio, il Milan è stata la squadra più coraggiosa, la squadra che meritava la vittoria l'anno scorso, la squadra con l'identità di gioco più forte, e noi siamo stati tutto l'anno a non sapere cosa dovevamo fare col pallone. E questa è una delle cose che va migliorate, questa è una delle cose sulle quali dovrà lavorare Allegri, ma non posso oggi fargli il funerale, fargli il processo, la Juve inizierà con Allegri l'anno prossimo, non posso oggi fare il processo ad Allegri perché l'anno scorso era così, magari quest'anno è diverso, e se quest'anno non sarà diverso dovrà portare la vittoria comunque, e se non arriverà la vittoria sappiamo già tutti come andrà a finire, ma non vedo perché dovrò dire delle cose prima del tempo o delle cose soltanto per far compiacere ad altri, perché la pensano diversamente da me. Ragazzi, il mondo è bello perché vario. Io magari, guarda, vi dico, io spero che nessuno sia d'accordo con quello che ho detto fino adesso. Mi auguro che davvero nessuno sia d'accordo, perché nasceranno delle discussioni, dei dialoghi costruttivi, e in caso contrario ci saranno solo dei bravo Luca, complimenti, anch'io la penso così. No, io voglio uno che mi dica, non sono d'accordo con te, e che mi spieghi il perché. E io sarò lieto di dirti, sai cosa? Benissimo, fantastico, è ovvio che se mi parti in quarta dicendomi tu dici così,
perché sei un lecchino, tu dici così perché hai paura, tu dici così perché non prendi posizione, tu dici così perché sei pagato, non andiamo da nessuna parte, è dannoso per te e per me, è dannoso per te e basta, e ti becchi anche il bumper, perché sinceramente mi sono rotto di dover leggere commenti da bambini delle scuole elementari, perché questo sono le persone che fanno certi discorsi, questo sono, e ribadisco, è ben diverso a dirmi secondo me la Juve dovrebbe cacciare Allegri, secondo me la Juve dovrebbe cacciare Agnelli, perché anche se io in questo momento non la penso esattamente così, non dico così, ma esattamente così, è assolutamente lecito pensarlo.